No, ma veramente, io oggi dovevo fare tutt'altro. Proprio tutt'altra cosa, capito? E questo coso l'ho già riparato in un precedente video, una serie, in cui ho avuto un milione di problemi nel aggiustare questa cagata. Questa cagata schifosa di amplificatore giapponese del cazzo. E io tutto oggi avrei voluto fare, piuttosto che mettere le mani su questo porco di amplificatore. Eppure eccoci qua. E io non posso mollare, assolutamente. Io qua sventro tutto nuovamente. Io smonto tutto pezzo per pezzo e non ci sono cazzi, e questo coso deve funzionare. Cioè, io l'ho smontato per dire ok, pulisco, porco pulisco il potenziometro del volume. Così ho fatto e ha smesso di funzionare. Perché? Perché arrivava a un certo punto e si riavviava, si bloccava il relè. Quindi ho detto ok, c'è il potenziometro sporco, manda scariche sulle casse, va pulito. E invece ecco qua che abbiamo un amplificatore che non funziona più. Quale motivo non si sa, non si riesce a capire. E io adesso smonto ogni cosa e lo smonterò resistenza per resistenza, perché questo coso non è possibile che debba dare sempre problemi. Sempre fottuti problemi. Per giunta il potenziometro del volume è particolare, non è un potenziometro e basta. No, questi giapponesi del cazzo si sono inventati un sistema atroce, veramente pazzesco, per regolare il volume. È pazzesco, è un potenziometro con una presa centrale del cazzo, veramente del cazzo. Dio che palle! Dio che palle! Ora qua ci sono un milione di fili da staccare. Un milione di fili del cavo. Che non è che non ho assoluto su una scheda. No, hanno fatto un macello questi qua. Hanno fatto un macello coi fili. Guarda che cazzo di passaggio cavi. Rigidi come la merda, poi, capito? Allora, vediamo se parte così. Mi sa tanto di falso contatto, perché ogni tanto si avvia e ogni tanto no. E infatti no. Va bene, e allora sballiamo tutto. Tutto deve uscire di qua. Tutto. Io tolgo tutto, non me ne fotte un cazzo. Questo cos'è? Accensione. Sì, sì. Vai a fare in culo pure tu. Questo coso io lo devasto completamente. Non me ne frega un cazzo. Non è possibile che ho 18 amplificatori e non ne funziona uno. Ma che cazzo di mondo è? Ok. Qui abbiamo la cuffia del cazzo e l'interruttore di accensione. Vai a fare in culo pure tu. Poi. Adesso. Questo che cazzo è? L'ennesima scheda del cazzo con i fili rigidi come la merda. Poi qui abbiamo. No, bene. Questa è quella brutalità li smontiamo. Qui bisogna essere brutali. Ormai bisogna per forza essere brutali. Perché non è possibile che sto cazzo di coso deve sempre dare problemi. Per nessun cazzo di motivo. Non fai un culo anche tu, presa retta. Questo cos'è? Via. Via, questo. Via anche questo. Questo non so cos'è, lo svito lo stesso. Ecco. Poi cosa abbiamo qua? Casse, sì. Passiamo le casse. Ecco, questo lo togliamo pure.
Qui è rimasto un porco. Ecco fatto, abbiamo viti ovunque adesso. Ok, questo se ne deve andare a fare in culo senza passare dal via. E qui abbiamo, sì, una presa di terra. Vediamo subito da cazzo. E questo qua, questi due condensatori della minchia scoppolata. Devono andare a fare in culo subito. Ecco fatto. Ok. Viti, viti dappertutto. 4 miliardi di viti. Allora, se riuscissi a levare dal cazzo questa cavo alimentazione qua. Come si fa a togliere questo? Come cazzo si fa? Forse con la violenza. Vediamo. Ecco fatto. Così si fa. Visto? Così questo merda se ne va qua. Vai a cagare. E qui abbiamo la 220. Poi qui che cazzo abbiamo? Guardate che cazzata si sono inventati per le casse. Guardate che cagata. Che cagata si sono inventati per l'uscita delle casse. Ma si può fare una cagata colossale così? Ma questi sono dei malati di mente. Progettisti giapponesi, mi spiace per il Giappone che adoro, ma questi sono dei giapponesi malati di mente. Allora, qua c'è il LED e se ne va a fanculo. Qui c'è la 220 live, guarda che cazzo di giri che gli fanno fare. Da qua davanti, da dietro, davanti, ma che bordello. Questo è il selettore delle tensioni, va bene. Va a fanculo. E qui abbiamo il trasformatore con tutte le sue porco di uscite. Tutte incancrate tra di loro che non si capisce dove cazzo devono andare. Cane. Pazzesco. Pazzesco. Ok, questa è. C'è un altro filo di merda, di massa di merda. Togliamo pure sta massa di merda. Ok, tolto. Pure questo è stato tolto. Questo filo sono stato saggio io e l'ho allungato. Infatti ora lo allungo. Perché qua, se non ricordo male, ho l'alimentazione duale, positivo e negativo, che va qui. E la massa, e la massa sarà un problema. Guarda che cazzo di troiaio che c'è qua. La massa sarà un problema perché tutte le masse vanno collegate tra loro, vedete, qui e qui. Se no non funziona una merda. Ok, adesso devo togliere che cazzo sono costretto a fare, non lo so. Chiodo! Devo togliere. Queste viti del cazzo. Tre viti. Viene fuori la parte più importante, che è il vero e proprio amplificatore, la vera e propria rottura di cazzo.
questo cane. Questo è il LED. Questo è l'interruttore di accensione. Ok, questa è la massa, che è la massa dell'alimentatore. Le uniche cose che ho staccato sono le connessioni attraverso questi condensatori di disaccoppiamento, sono dei 103, 10 nanofarad. Questi li ho tolti, perché sono due qua e uno adesso io non mi ricordo dov'è. Poi questo è un ingresso microfono, non ne frega un cazzo. Questo è un selettore degli ingressi. Queste sono le casse. Uscita cuffie e casse. Che cagata che hanno fatto. Che cagata. E questo è un troiaio che collega questa merda, che dovrebbe essere il balance, il bilanciamento, e il loudness, che è questo. E qui abbiamo, ripeto, volume, selettore toni sì o no. Questo è il volume, che è al minimo, e questi sono i toni. E questo è tutto normale, completamente recappato, perfetto. Questo cavo è stato collegato alla perfezione, qui non c'è nessun falso contatto, sto controllando, ma... Poi qui abbiamo, qua è tutto a posto, posso giusto verificare. Se ci sono dei falsi contatti, ma... Qua è tutto libero. Qui i contatti ci sono tutti. Perfetto. Poi questi tre. Questi qua adesso li rifaccio meglio, che non si sa mai. Trecciolo di sardano. Amen. Aia, fanculo, cane, porco, bastardo. Ok, vediamo se riesco a pulire sta merda. Porco. Pazzesco. Questo amplificatore è un... È una maledizione. È una maledizione questo amplificatore. Semplicemente stramaledetto. Stramaledetto in culo. Ora questo cavo rigido.
rigido del cazzo, vediamo se trovo dei fili per scambiarli. Dove cazzo li trovo adesso dei paletti? Merdoso. Questi userò questi tre che sono sottili. Userò i più lunghi. Culo, guarda che cazzo mi tocca fare. Cazzo mi tocca fare. Io dovevo sistemare oggi. Dovevo sistemare. È un bordello. Comunque sicuro mi scommetto un coglione che si è bruciato per l'ennesima volta un finale. Mi servirebbe un salvatore decente, ma non ne ho più, perché non ho più punte, non ho più un cazzo. Tutti i saldatori che ho si sono distrutti. E niente, salviamo sti cazzini. Visto che vogliono essere stagnati, stagniamo questi porco di figli. Piedini 1, 2, 3, io più che possibile uso la notazione delle resistenze, del codice colori resistenze, quindi piedini 1, 2, 3 uso i colori marrone, rosso e arancio. Non so se sono l'unico a farlo, forse lo fate anche voi nei tablaggi? Quindi ora questi fili io me li giro di qua e me li porto da questa parte. Però vanno spellati, vanno stagnati, vanno bestemmiati. Quindi abbiamo marrone, rosso, arancio. Dove cazzo si va a infilare lo stagno? Cane! Cane!
quindi abbiamo questi fili, tra virgolette, passati nuovi. Ecco qua, li ho tolti dal cazzo praticamente. Questo è ok. Questo l'ho appena controllato ed è ok. Questo è saldato ed è ok. Questo è connesso ok. Questi sono ok. Questo è il volume del cazzo. Ora, qui abbiamo il tester dei miei coglioni. Questa è la scheda di ingressi della minchia. Un ingresso selezionato AUX o Line, adesso non ricordo. Questo è un cavo inutile. Io proverei di nuovo a riaccenderlo a questo punto e poi vedremo che cazzo succede dopo. LED qui, filo via, filo via, filo via. Questo lo mettiamo qua così si vede. Vediamo che cazzo succede ora, se riesco a non prendere la scossa. E non si accende. Certo che non si accende, perché sicuramente si sono fottuti il porco di transistor qua. Non si accende, va bene. Ora, se riuscissi a mettere questo in modo da vediamo se effettivamente scaldano dei finali con la termocacamera Vevor. Pazzesco.